Il Grande Fratello torna in onda lunedì 30 settembre in prima serata su Canale 5 con Alfonso Signorini, alla postazione social Rebecca Staffelli e come opinioniste la giornalista del TG5 Cesara Buonamici. E l'attrice ed ex concorrente della scorsa edizione Beatrice Luzzi, che in queste ore è finta al centro della bufera per aver salutato l'ex suocera in fin di vita. Approfitto di questo momento per salutare la mia ex suocera, ci sta salutando a tutti in queste ore, se ne andrà. E non potendo essere lì con lei per darle l'ultimo saluto, lo faccio da qua. Ciao Laura. Con queste parole Beatrice Luzzi ha rivolto un pensiero all'ex suocera, la madre di Alessandro Cisilin, suo ex marito. Parole che hanno scatenato la reazione di diversi utenti social. Grande Fratello, chi è il candidato al televoto eliminatorio secondo i sondaggi? In molti hanno descritto il gesto come imbarazzante e di cattivo gusto e anche la famosa agenzia funebre Taffo ha condiviso il video in cui l'attrice saluta l'ex suocera Laura. Ma torniamo alla puntata che andrà in onda questa sera, che certamente sarà ricca di colpi di scena e sorprese per i concorrenti della casa più spiata d'Italia. Nella nuova puntata in diretta si assisterà al risultato del televoto che vede protagonisti quattro concorrenti. La scorsa settimana sono finiti in nomination Iago Garcia, Amanda Lecciso, Shaila Gatta ed Elena Prestes. Il pubblico da casa dovrà decretare il nome del proprio preferito e quindi chi mandare al telefoto per l'eliminazione che sarà giovedì 3 ottobre. Al momento, stando ai risultati del sondaggio di Forum Grande Fratello, e di altri sondaggi che circolano sul web, ad avere la peggio è Amanda Lecciso. La sorella minore di Loredana Lecciso, compagna di Albano Carrisi, è entrata nella casa la scorsa settimana ma non è riuscita a creare delle dinamiche così interessanti da aver incuriosito il pubblico del Grande Fratello. Secondo i sondaggi, infatti, sarà lei la prima candidata alla nomination eliminatoria che si svolgerà giovedì 3 ottobre. Il concorrente preferito dovrebbe essere invece Iago,